Cari amici, cari bambocci, ma soprattutto care sorelline in calore, oggi è con immensa gioia che vado a presentarvi Postal Redux, la versione rimasterizzata, potenziata e ripulita di Postal 1. Guardate che figata, questo era Postal 1 dove tutto iniziò e questo è il gioco che mi ha distrutto e disturbato l'esistenza e la mia infanzia felice, la mia infanzia innocente. Io prima di questo gioco giocavo con i mini pony, pettinavo le bambole, poi ho conosciuto questo gioco e sono diventato un terrorista, serial killer, pazzoido, maniaco sessuale. Ed è per questo che io oggi sono così, e grazie a questo gioco che mi ha risvegliato la mia natura. Voi pensate, questo gioco, scenari disegnati totalmente a mano, gioco originalissimo, presentato, pensate un po', alle 3 del 1997 ad Atlanta, perché all'epoca le 3 veniva fatto in Atlanta, e catturò subito l'attenzione di tanti giocatori. Voi immaginate lo show come oggi, ecco, all'epoca nel 1997 andavano in giro con le videocamere, col VHS, con le cassettone, cioè con i microfoni col filo, ecco, immaginate voi che roba. E questo gioco ebbe un sacco di critica, sia positiva che negativa. Immaginate che storia ha questo gioco. E alle 3 del 1997 ad Atlanta veniva anche presentato Resident Evil 2, che sarebbe poi uscito a gennaio dell'anno prossimo, quindi nel 1998. E questo è il gioco appunto che mi ha distrutto l'infanzia. Vedete praticamente lo scopo qual è? Ci sono un tot di persone, ostili o non ostili, che bisogna uccidere per andare avanti, e si possono anche fare le esecuzioni. Avete visto che roba? In giro ci sono armi, medikit, eccetera eccetera. Le persone possono sia morire che rimanere ferite a morte, e starà a voi decidere se fargli una bella kill di quelle, una bella esecuzione di quelle memorabili. E cambiava l'esecuzione di arma in arma, quindi ogni arma aveva un'esecuzione diversa, era spettacolare. Adesso qua vedete il fuoco, vedete le cose, all'epoca era una cosa indecente, ma era sempre stato un bellissimo gioco, è sempre stato e lo sarà sempre. Questo è il gioco della vita, il gioco che anche voi piccoli bambocci con la mente instabile vi piacerà sicuramente, ne sono sicuro. E ve l'ho voluto presentare perché era giusto, dopo avervi presentato Postal 2. Avete visto la mia famosissima serie che tutti conoscono, Postal 2, ho fatto anche l'espansione Apocalypse, ho fatto tante cose. Questo però non l'avete mai visto, l'avete solo sentito nominare da me, e oggi ve lo faccio vedere. Guardate, questi sono i primi due livelli, questo è il secondo livello. Ovviamente questa è l'edizione Redux, perché se no sul mio attuale PC da gaming massiccio non funzionerebbe mai, non girerebbe neanche morto. E se vi piace ve lo riporto altri episodi. Comunque alla fine della fiera la storia non ha... il gioco non ha una storia ben precisa. Lo scopo è praticamente... La lore di questo gioco è che il cittadino medio, che sarebbe Postal, con mille problemi in famiglia e tutto, povertà eccetera eccetera, da un giorno all'altro impazzisce, e nell'America piena di armi succede che fa una strage continua e apocalittica nel suo quartiere, andando sempre più avanti e andando sempre più in là, con le missioni sempre più difficili eccetera eccetera. Questo gioco è spettacolare, mi ha distrutto l'infanzia, come vi ho detto. Ve lo consiglio, se lo volete giocare sui vostri PC da gaming, di prendere la versione Redux, che sarebbe quella completa non solo del gioco originale, ma è ovviamente incluso anche l'espansione Special Delivery. E oltretutto c'è la grafica potenziata, con animazioni ed effetti speciali completamente rinnovati, quindi è un titolo top. Bene bambini, ora vi saluto, ci ribecchiamo al prossimo video, mettete like e condividete questo video, e viva la figa! Tanti like per Capobassone, agagagagra.